Buongiorno, buon appetito, ciao. E comunque sto facendo colazione a quasi mezzogiorno. Ma non è perché mi sono svegliato tardi, è perché finora ho montato il video che doveva uscire, per cui per colpa vostra, grazie che mi fate fare colazione tardi, grazie. Ragazzi, si è rotto Netflix. Non sta andando. No, perché... Ma che cazzo? Aiuto! Aiuto! Siamo quasi 1000 sul canale Telegram. Canale Telegram che trovate in descrizione. Comunque è telegram.me/aboutnels. Succedono tante cose su Telegram, vedete? News, link, note audio, tanto altro. Unitevi anche voi. Cosa sta succedendo di là? Unitevi a Telegram. Ora, subito. Allora, gente, ieri vi ho parlato di un pacco che mi era arrivato e che non vi ho aperto in diretta ancora e che non ho proprio aperto in generale perché mi sono dimenticato di farlo. Quindi adesso, ragazzi, noi procediamo con l'apertura di questo bel pacco. Ma chi ha inventato sto scotch di cartone orrendo? Come si fa? Allora, qui dentro ci sono due cose. Una l'ho comprata e l'altra era in omaggio insieme all'acquisto. Partiamo con quella in omaggio. Una simpatica borsa da pubblicità ambulante con la scritta della marca grande e pensavo fosse molto più grande come borsa, invece non ci sta dentro probabilmente neanche una scarpa, però ok, era gratis, quindi va bene. Ricevuto vari. E la cosa che ho comprato è questo. Pesa un sacco, il che fa ben sperare in realtà. Guardate che bello il packaging. Questa la posso togliere. Sono delle barrette di cibo, cioè sono tipo delle merendine, no? Però con uno scopo particolare, che non è quello di farti ingrassare e morire a 25 anni, ma il darti energie. Sono infatti studiate per chi fa arrampicata. Io non faccio arrampicata, in realtà non faccio praticamente niente. Le ho comprate per gli allenamenti di frisbee, per avere un po' più di energie quando devo affrontarli. Si mangiano una mezz'oretta prima. Questa è una. E sono belle perché non si sciolgono, non sono di cioccolato che si scioglie, roba del genere. Quindi le puoi tenere nella borsona e cose così. Sono abbastanza. Dentro è pieno stracolmo. E dovrebbero essere, oltre che bellissime da vedere, secondo me, secondo i miei gusti un po' ipsterini, la scatola e il packaging delle barrette è veramente bello. Dovrebbero essere anche buone perché ci sono un sacco di gusti. E questa qua è al White Chocolate Macadamia Nut, quindi cioccolato bianco e noccioline macadamia, quindi dovrebbero essere top, poi vi farò sapere. Sono sostanzialmente in realtà delle bombe di zucchero che ti mangi prima di fare qualcosa, ma non ci sono solo queste, ce ne sono un sacco di altre marche, un sacco di altri tipi. Puoi in realtà farlo mangiando due mele, però preferisco mangiarmi una merendina al cioccolato bianco che due mele. Però insomma, fate voi. Basta. Volevo fare questo opening con voi. Questo unboxing. La cosa brutta è che vorrei mangiarne una, però non posso. Le ho comprate per andare a fare allenamento e oggi di certo non vado a fare allenamento, quindi non posso mangiarle. Ce la farò a resistere? Ah, ottima domanda! Fate le vostre scommesse nei commenti. E io mi guardo una puntata di Rick e Morty. E ragazzi, mi sono appena messo i miei pantaloni e ho notato questo. Un bel buco sotto chiappa. Questo è lavoro per la nonna. Ops, vi ho schiantati. Pomeriggio di relax e nerding. Ho mangiato a pranzo due carote, quindi sono un pochino. Da domani, che giorno è? In questi giorni ricominceremo a studiare, quindi godiamoci al meglio queste ultime ore di pace. Adesso sto andando a casa della mia insegnante di canto per lavorare insieme a suo marito, Dado, alle canzoni che ho scritto, che abbiamo scritto, e a proseguire con questo lavoro di cui ancora non vi ho detto niente. Sapete ormai bene perché? Perché non mi piace parlare delle cose nel dettaglio quando non c'è nulla di concreto ancora. Però sappiate che sto lavorando a delle canzoni. E quindi adesso vado a lavorare a queste canzoni. E ovviamente sono in ritardo! Poi, cosa molto buona per Mastro Scroccatore che è successa, è che la mia insegnante di canto mi ha invitato a rimanere a cena lì perché prepara la pizza fatta in casa. E già sono molto contento per la pizza, sono molto contento perché mi hanno invitato, perché mi fa piacere. E in più sono contento anche perché aggiungo una stanghetta al muro di stanghette del Mastro Scroccatore. Prendete esempio da me. No, no, meglio di no.
Ah già, ieri nel video avevo detto che stasera avrei fatto una live su Twitch, ma poi c'è stata questa cosa di andare da Dado e di cenare fuori, quindi niente live su Twitch, è spostata a domani, che è oggi per voi, quindi stasera, promesso, alle ore 20 su Twitch, canale twitch.tv/nelsnerd, trovate il link in descrizione, si fa una bella live in compagnia di vari miei amici, quindi siateci. E dalla prossima settimana partiremo con un programma fisso di cui vi parlerò nei prossimi video. Programma fisso che sarà fisso d'ora in poi. Bene ragazzi, sono arrivato, per cui vi saluto qui e... cioè vi saluto qui, il video dopo continua. Semplicemente io adesso entro e faccio le mie cose, quindi restate lì. Ah, ho finito adesso dalla mia insegnante. Ho mangiato la pizza fatta in casa da lei, super buona. Comunque vi racconto tra un attimo, adesso devo un attimo fare benzina perché sono in riserva da una settimana e la macchina sta per rimanere ferma. Cioè sta... io sto per rimanere a piedi, lei sta... mi sono perso. Benzina. Vediamo se riesco a fare i 30 precisi. Oh, si riparte. Volevo raccontarvi un po' di cose, strada, macchina, casa, ma ho la batteria scarica che lampeggia, per cui arrivo su, la cambio e ci vediamo. Aspettate un attimo, restate in attesa. Punto numero uno, perché cazzo il mio telefono è tutta la sera che mi fa apparire una schermata? Ecco questa qua. iTunes Store non riesce a completare i pagamenti. Io non ho comprato niente. Aiuto, mi stanno derubando. Punto numero due. Volevo parlarvi un secondo di quello che sto facendo, anche se senza entrare nel dettaglio, perché ve l'ho detto prima, con Dado, quindi i pezzi che stiamo registrando. Allora, stiamo cercando di registrare dei pezzi, dei pezzi che ho scritto, dei pezzi che sto scrivendo e che sto evolvendo insieme a lui, che mi sta dando una grande mano. È un musicista, io non lo sono, quindi non voglio dirvi, spoilerarvi nulla. Vi dico solo che al momento siamo al lavoro sui testi di queste canzoni e ve ne avevo già parlato tempo fa. Io sto scrivendo dei testi che mi piacciono, però non mi convincono appieno. Perché? Perché non vogliamo fare un testo classico come farebbe qualsiasi cantante, testo normale. Vogliamo riuscire non solo a fare un bel testo per una canzone, che quello potremmo riuscirci comunque, ma vogliamo fare una cosa più difficile. Vogliamo prendere questo, i vlog, il Nelson che è nei vlog, che sì, è il Nelson reale, ma non è tutto il Nelson reale, perché c'è altro Nelson che voi non vedete, che è quello che spesso viene fuori in queste canzoni che sto scrivendo, che però non voglio far venire fuori. Io voglio far venire fuori nelle canzoni questo Nelson qui, che è il mio Nelson preferito, ok? Non voglio parlare di storie d'amore finite male, no. Voglio parlare, o meglio, voglio cantare, voglio scrivere canzoni che ascoltarle fosse come guardare un mio vlog. Il che è difficile, ma sono convinto di potercela fare e sono convinto che verrebbe fuori una figata. Magari non alle orecchie di tutti, ma almeno alle mie. A me piacerebbe un sacco, veramente. Quindi ci stiamo provando, ci sto provando e ce la farò. Vi tengo aggiornati. Sti occhiali di merda mi continuano a cadere, io non so più che cosa fare, mi fanno impazzire, vi giuro. Poi con l'arrivo dell'estate suda il naso, quindi cadono ancora di più. Adesso ragazzi, sapete cosa facciamo? Quello che abbiamo fatto ieri sera, però in salsa diversa. Ieri sera abbiamo guardato Love Actually con Hugh Grant, perché sapete che sto facendo la maratona spezzata dei film di Hugh Grant, che ho già visto tutti, ma li sto rivedendo. E adesso, nonostante siano le 11:30, il che non è un buonissimo orario per iniziare a guardare un film, mi guardo uno dei film top 3, top 4 di Hugh Grant. Udite, udite, About a Boy. Una cosa che mi fa un sacco piacere di questa maratona è che quando io guardo i film vedo voi che mi mandate gli Snapchat o mi mandate le foto su Facebook, su Twitter. Seguitemi su Snapchat, Facebook e Twitter. Trovate il link in descrizione. Mi mandate le foto di voi che guardate i film di Hugh Grant dicendomi: Nelson, mi hai fatto scoprire dei gran film. Oppure: Nelson, anch'io sto facendo la maratona di nuovo. Siete contagiati, mi fa piacere perché non mi sento l'unico idiota. Ciancio alle sbande le banciance. About a Boy. Xoxo, devo ti mandare un video bellissimo a proposito di Xoxo, Gossip Girl. Oh oh oh, passiamo un po' che Frank dorme. Hugh, ti amo. Fede ha ragione quando dice che il bambino di About a Boy sembra un po' un alieno, sinceramente. Soprattutto se lo riprendiamo così.
Guardate che testone d'alieno. Basta ragazzi, mi ritiro, vado a dormire. Buonanotte, lasciate un like qui sotto, mi aiuta davvero tanto. Arriviamo a 1000 per favore. Ci vediamo domani con un nuovo video e anche su Twitch alle ore 20, canale www.twitch.tv/nelsnerd. Seguitemi sui vari social che trovate in descrizione. Grazie per aver guardato il video. Ciao. Eh? Sì, e domani metti giù qualcosa. Porca miseria.